un segnale importante, un gesto nuovo, un passo in avanti. A Torino, il 22 giugno 2015, per la prima volta un papa è entrato in un tempio valdese e ha incontrato le chiese valdesi e metodiste, cui ha chiesto perdono per i comportamenti del passato. La visita di Papa Francesco segna un momento rilevante per il cammino ecumenico ed è stata vissuta con sincerità, fraternità, dialogo e pluralità. Molte le parole con cui è stata raccontata. Sicuramente una visita storica. Storica senz'altro, però vorrei dire anche significativa, nel senso che la storia talvolta vive di eventi. Io non credo che questo sia stato un evento fine a se stesso. Abbiamo sentito dei discorsi molto pragmatici, dei discorsi che avevano una visione ma che pure avevano il coraggio di mettere sul tappeto non soltanto ciò che unisce, ciò che è bello dirsi, ma anche ciò che è scomodo dirsi. Io avevo detto che noi avremmo cercato di avere un incontro in cui saremmo stati noi stessi, in cui avremmo incontrato Papa Francesco nel quadro di una nostra chiesa, nella semplicità delle nostre chiese, con i nostri canti, con il nostro modo di fare. Io credo anche di aver espresso al Papa nei limiti del tempo che questo incontro ha avuto non soltanto i motivi già di piena comunione che ci sono tra le nostre chiese, ma anche dei temi sui quali bisogna ricercare con più coraggio una strada. Io penso che Papa Francesco stia in qualche modo interpretando e anche esplicitando quella che è una necessità di coerenza, no? di coerenza al Vangelo, e che quindi riguarda lui come fedele, come battezzato, riguarda lui come Papa e di conseguenza riguarda noi come cristiani cattolici, ma allargando lo sguardo riguarda i cristiani. Nel momento poi clou dell'incontro, la semplicità, la schiettezza, la chiarezza nel nostro parlare e nel nostro rivolgerci l'uno all'altro e la fraternità siano stati un po' i segni che hanno marcato questa visita. Quindi l'emozione sta qui, nel fatto che si può anche prospettare un percorso anche per il futuro. Il moderatore Bernardini ha parlato di due temi, il tema della ospitalità eucaristica, comunque dello scandalo, della divisione attorno alla mensa del Signore. L'altro tema, che cos'è il mondo evangelico per il mondo cattolico, soltanto comunità ecclesiali o davvero parte integrante della Chiesa di Cristo. Ecco, il Papa ha risposto a questi temi, ovviamente in modo interlocutorio, ma subendo questa agenda, e poi ha scolpito queste due parole dette con grande commozione quando ha chiesto perdono. Mi sono davvero commosso fino alle lacrime, perché nella domanda di perdono c'è la storia, la nostra storia di lotta, di contrapposizione, di spargimento di sangue, ci sono secoli. Mi pare che in questa parola perdono c'è uno spartiacque tra il passato e il futuro. Questo mondo fatto di grandi e piccole persecuzioni oggi crolla di fronte a una richiesta di perdono. Quindi una giornata che non è soltanto storica, ma una giornata che ha il significato di un cammino nuovo che inizia. Ho la sensazione che almeno una parte della teologia tiri indietro, guardi indietro. Io credo che anche i discorsi di oggi, diciamo gli input che sono stati dati, dicano guardiamo avanti, biblicamente fondati, ma guardiamo avanti. Le ricadute che ci saranno dopo questo incontro non possono essere che positive, perché altrimenti abbiamo tradito non soltanto l'incontro di stamattina, abbiamo tradito l'Evangelo. Il 1517, e quindi oggi 500 anni dopo il 2017, e se è vero, magari non è il mio, diciamo, evento fondativo, non posso pensare di lasciarlo passare in maniera indifferente. Quindi è una cosa che riguarda tutto il mondo protestante, tutto il mondo riformato, valdese, luterano, si arrangino loro, no. È da sciocchi. Oggi c'è un clima diverso e noi di questo, e questa è la nostra responsabilità, riconoscere che oggi c'è un clima diverso e quindi rendere conto del nostro essere evangelici nel 2017 e non nel 1517.